E dopo il punto preziosissimo ottenuto in quel di Casarano dal Pisticci, si ritorna allo stadio Gaetano Michetti per la 23esima giornata del campionato nazionale dilettanti. Di fronte la polisportiva CS Pisticci e l'Unione Sportiva Battipagliese. Per i bianconeri della Battipagliese in porta Esposito con il numero 2 di Renzo, La Mattina, Ruocco, Rodio, Langella, Coghen, Violante, Tranfa, Galantucci e Bello. In panchina Pincio, Montano, Landolfi, Amoroso, Fortunato, Pepe e Gargiulo, accompagnatore Amodio. Per il Pisticci di mister Fortunato, Marino, Giasi e Carità, Cazzarò, Migliozzi e Polichetti, Basile, Leta e Falco, Selvaggi e De Cesare. In panchina Di Mola, Paternò, Stercati, Masiello, Lima e Rubino e Galiano. Arbitra l'incontro il signor Francesco Guccini, coadiuvato dai signori Matera e Pirro di Foggia e Matera invece di Molfetta. Defezioni varie nel Pisticci, fuori ben 5 titolari per squalifica fuori d'aria e per infortunio. Già all'infortunato Cirigliano si aggiunge Malafronte, Guarino e Branda, dunque ben 5 titolari fuori nel Pisticci, squadra alquanto rimaneggiata. Nota positiva il ritorno a Pisticci dell'esterno Michele Polichetti, oggi schierato come centrale difensivo per necessità, ma siamo pronti, siamo partiti con le immagini. Dunque al primo minuto vediamo Selvaggi lavorare un ottimo pallone, scambiare in area, il sinistro di Selvaggi si oppone Esposito e rimedia poi la difesa bianconera, sulla quale ripartenza cede palla a Coghen. Vediamo che viene fronteggiato da Cazzarò e viene saltato. A questo punto gli si fa davanti Giasi, è saltato anche lui, il palo di Coghen, la palla raccolta da Bello ed è 1-0 per la Battipagliese. Dunque al secondo minuto vediamo Bello raccogliere la palla che era finita sul palo dopo essere stata calciata da Coghen. Rivediamo l'azione, il calcio di Coghen, il palo, la palla finisce sui piedi di Vello e al secondo minuto Battipagliese 1 Pisticci 0. Partenza a razzo per i bianconeri della Battipagliese. Vediamo subito un capovolgimento di fronte al sesto, al nono minuto Selvaggi viene fermato dal fischio dell'arbitro Guccini, come dicevamo, ma possiamo vedere la posizione di regolare di Selvaggi, che viene però pescato secondo l'arbitro in posizione di offside. Dunque vediamo adesso un'azione impastita dalla Battipagliese, nulla da nessun problema per il portiere Marino. Siamo al 26esimo, una punizione calciata dalla Battipagliese, c'è la palla verso finisce a Vello che scarica con un tiro a giro, ma Marino si fa trovare pronto e smanaccia in calcio d'angolo. Sugli sviluppi di prima, Tranfa colpisce la traversa su angolo di Coghen. Passiamo al 43esimo, la punizione di De Cesare finisce alta sulla traversa e finisce anche il primo tempo. Dunque Battipagliese 1 Pisticci 0, Pisticci in bambola nella prima frazione, le defezioni si fanno sentire, la squadra di mister Fortunato appare un po' priva di idee, se si eccettua qualche sporadica azione offensiva il Pisticci non ha impensierito oltremodo la Battipagliese, che dal canto suo appare ben messa in campo, una squadra quadrata che attua un ottimo pressing che non lascia ragionare il Pisticci. Pisticci che dovrebbe comunque probabilmente pensare anche a qualche cambio, infatti sull'inizio del primo tempo entra il giovane Rubino al posto di Carità, un esterno di ruolo, dunque per cercare di dare manforte alla fase offensiva del Pisticci. Con le immagini passiamo dunque alla ripresa e nel caso specifico al quarto minuto la palla giunge a Falco, il sinistro di pochissimo al lato della porta difesa da Esposito. Vediamo adesso un pallone verso De Cesare, dato da Leta a De Cesare. De Cesare entra in area, il destro ed il gol, rete, il Pisticci pareggia. Dunque al 12esimo Ciro De Cesare pareggia le sorti dell'incontro con uno splendido diagonale di destro che non lascia scampo al portiere bianconero Esposito.
va a raccogliere l'applauso di tutto il suo pubblico. Ciro De Cesare, davvero un grandissimo bomber, qualità e quantità in avanti. Un pallone dato sui suoi piedi da Leta si trasforma in oro preziosissimo, quindi nel gol. Ripetiamo, la palla data a De Cesare, che quasi pensa di lascia intuire un passaggio al centro, invece no, scarica in porta con un precisissimo e pregevole destro. Pareggio dunque del Pisticci al 12esimo, Pisticci 1, Battipagliese 1. Esce Basile intanto al 17esimo ed entra Lima. Andiamo al 22esimo, vediamo destreggiarsi Coghen il destro, la palla finisce alta sulla traversa. Davvero interessante questo giovane della Battipagliese. Coghen si dispera e da lui sono partite le azioni più importanti per la Battipagliese. Ma intanto il destro al giro di De Cesare, che sorvola di poco la traversa. Si fa insistente l'azione del Pisticci, palla ancora verso De Cesare, respinge in qualche modo la difesa battipagliese, ma la palla è ancora gestita dal Pisticci. C'è un lancio in avanti, ancora rimedia la Battipagliese, l'azione prosegue, la palla verso De Cesare, il sinistro deviato in calcio d'angolo. Al 35esimo vediamo Giasi rubare palla nella sua area e scambiare con Rubino. Chiede ancora palla a Giasi, che guarda in mezzo, cross perfetto per l'inserimento di Selvaggi. Esposito miracoloso sul colpo di testa di Selvaggi. Al 35esimo si dispera Luca Selvaggi, che aveva già visto la palla in porta. Rivediamo il meraviglioso cross di Giasi, il colpo di testa, la schiacciata di Selvaggi ed Esposito, che probabilmente non sa nemmeno lui come è riuscito ad intercettare quella palla. Mette, rimedia miracolosamente in angolo. La partita intanto va avanti, c'è una ammonizione. Vediamo meglio le immagini, c'è una ammonizione in favore, a sfavore in questo caso, di Landolfi, che era entrato per Coghen per simulazione. Intanto la palla a De Cesare, De Cesare viene probabilmente spinto in area, invece no, l'arbitro vede una simulazione anche da parte di De Cesare, che viene ammonito Ciro De Cesare, che salterà. Dunque vediamo De Cesare che è un po' spinto, un po' si lascia andare, sicuramente eccessiva l'ammonizione dell'arbitro per De Cesare. Niente Francavilla sul Sinni, niente derby. A questo punto siamo quasi nelle fasi conclusive. Al 45esimo Leta mette palla fuori per un intervento ad un giocatore che si è fatto male praticamente da solo, se ne viene fuori un parapiglia, da questo parapiglia viene espulso De Cesare, che chiede chiarimenti all'arbitro, un po' perplesso il bomber gialloblè, chiede spiegazioni come dicevamo, ma l'arbitro Guccini, in questo caso un po' un artista del fischietto, decreta l'espulsione per il bomber del Pisticci. Intanto la partita prosegue, siamo nelle fasi davvero conclusive dell'incontro. C'è cosa è accaduto in pratica: un giocatore della Battipagliese è caduto a terra, Leta, senza che nessun giocatore del Pisticci lo abbia toccato. Leta per correttezza lancia la palla all'esterno del campo per l'ingresso dei medici, ne scaturisce qualche parola di troppo e l'arbitro, come detto, caccia e manda negli spogliatoi anzitempo Ciro De Cesare. Dunque la partita è terminata con il risultato di 1-1, un punto ciascuno probabilmente non lascia soddisfatti nessuno dei due team. Il Pisticci ha preso un gol nei primissimi istanti della gara, molto molto a freddo,
non ha saputo reagire durante la prima fase dell'incontro, dove la Battipagliese ha seriamente rischiato di portarsi anche sul 2-0. Non dimentichiamo una traversa di Tranfa. Molto molto meglio nella ripresa, il Pisticci è apparso più determinato, con più voglia di fare, e ha rischiato poi sul finire più volte di portarsi in vantaggio e quindi arrivare alla posta piena in palio. Nel complesso, tutto sommato, comunque bene, date le tantissime defezioni del Pisticci. E amici sportivi, dopo avervi augurato ovviamente buon calcio a tutti, cosa dire, appuntamento a domenica prossima in quel di Francavilla sul Sinni per il derbissimo dell'anno, probabilmente una partita decisiva in fase play-out.